Suzuki sta attraversando una fase che durerà per i prossimi almeno 5 o 6 anni, dove prevediamo di lanciare almeno un modello nuovo ogni anno. Qui a Ginevra presentiamo i due prototipi, i K2 e i M4. Il K2, prototipo di segmento B, arriverà ai primi mesi del 2016. IM4 è il nostro nuovo modello successivo. Speriamo, perché ci piace molto, che arrivi molto presto. Rappresentano due interpretazioni della gamma Suzuki nelle cittadine compatte. I K2 in 4 metri, 3,99 m per la precisione, unisce due grandi vantaggi: i consumi molto ridotti grazie ad una piattaforma di nuova progettazione che unisce rigidità e quindi sicurezza alla grande leggerezza. Uniamo a questa la possibilità di motori che con basse cilindrate e anche con tecnologia ibrida consentiranno di contenere in modo notevole le spese di esercizio. Dall'altro lato, sempre nei 4 metri di IK2, un grande spazio, direi quasi da segmento C, da segmento superiore. Do un numero su tutti: 350 i litri del bagagliaio, appunto quelli che sono più facilmente riscontrabili sui segmenti superiori. IM4 è l'altro volto del marchio Suzuki, quello dei SUV, quello dei quattro ruote motrici. Bene, IM4 si presenta con le caratteristiche di design, di unicità, che hanno sempre caratterizzato il marchio Suzuki nei 4x4. Questo volto quasi umano lo rende immediatamente simpatico a tutti. E poi la guida in posizione rialzata, le quattro ruote motrici disponibili, appunto, e la grande modularità degli spazi. Una citazione merita il sedile posteriore scorrevole, che permette di dare priorità, a seconda delle necessità, alla abitabilità posteriore o allo spazio nel bagagliaio.